Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e si parla di Le Mans Ultimate sempre, ragazzi, perché appena uscito l'hype è pazzesco. Ci sono tante opinioni divise sulla bontà o meno del gioco, di questo Early Access, ma non stiamo qua a discutere di questo. Magari ne farò un video in cui parlerò di questo Early Access in modo più approfondito per dirvi qual è la mia sensazione, quella di pazza. Però oggi praticamente ho visto il video del Mirko De Santis, il nostro Mirko Nazionale, che ha praticamente spiegato molto bene come funziona il force feedback, eccetera, quali sono le impostazioni da andare a cercare per ottimizzare il force feedback. Vi invito assolutamente ad andare a guardarlo perché è veramente istruttivo per tutti dal punto di vista suo, com'è la sua filosofia, come ragiona per il settaggio delle basi. In questo caso capita a fagiolo perché io ho la stessa base sua, che è un Simcube 2 Pro, e quindi di conseguenza io mi sono andato a creare sul TrueDrive, che per chi non lo sapesse è quel software che permette proprio la gestione di tutti quelli che sono i filtri e le impostazioni appunto dei Simcube. Intanto le sto lasciando a qua, le ho copiate pari paro come le ha messe lui, d'accordo? Quindi magari faccio una carrellata. Ho creato proprio il profilo Mirko De Santis e l'ho già attivato. A questo punto bisogna andare a impostare anche quelli che sono i parametri sul gioco, come le ha impostati lui. Ho notato che c'è stata una differenza, penso, con l'hotfix, in cui manca nel force feedback, forse perché che devo entrare probabilmente nel gioco, la parte del force feedback specifico dell'auto. Quindi nelle generali ho fatto esattamente come ha detto lui, quindi adesso voglio provare questa corposità, come dice il buon caro Mirko, per assaggiare la bontà di questo force feedback Le Mans Ultimate rispetto a quello che ha detto lui. Devo fare molta attenzione perché io ho fatto l'inversione del force feedback, mi ricordo quella botta che dà, anche se lui ha messo un soft lock a 900 gradi. Quindi adesso andiamo a Portimao, che è una delle mie preferite, P2, e carichiamo. Quindi è come dicevo, il force feedback specifico per auto giustamente ve lo dà per quanto riguarda quando siete nella macchina. Allora proviamo a iniziare a guidare. La prima cosa che bisogna fare è questa, quindi si deve invertire. Ci siamo, lo fa di nuovo, quello qua è il soft lock. Come dice Mirko, a me piace anche sentire questa sensazione di attrito della gomma. Sentiamo la corposità. Allora vi dico subito che il dettaglio dei cordoli è pazzesco così. Cioè vi assicuro che è pazzesco. Questa base non smetterà mai di sorprendermi. Cioè, veramente era pazzesco di suo, ma cioè così è. Viene difficile fermarsi questo gioco. Cioè, ve lo anticipo, vabbè, penso l'abbiate capito, mi ha stregato veramente, ma con il force feedback che è molto più dettagliato, c'è veramente poco altro da aggiungere. Mi piacciono tantissimo queste impostazioni che Mirko suggerisce. Ovviamente si può andare a dettagliare alcune cose in merito a quelle che sono le preferenze di ognuno di noi, però devo dire la verità che già così, ragazzi, è qualcosa di spaziale. Cioè, sentire l'attrito delle gomme è qualcosa di fenomenale. Io ringrazio Mirko perché mi ha aperto un mondo, non mi ero mai troppo intrufolato nei meandri di quelle che sono le configurazioni del TrueDrive. Devo dire la verità che di base mi sono sempre trovato bene, e quindi quando ci sono queste occasioni di avere delle informazioni più sulle configurazioni del force feedback, ben vengono. Quindi grazie Mirko. Io spero che questo video di prova tecnica di questo force feedback vi sia piaciuto. Se vi siete persi il video di Mirko, andatelo a vedere, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao. Così così mi faccio un endurance.